E dunque vado subito a presentarvi l'ospite di questo blocco, Sandro Brusco, professore Stony Brook University. Buon pomeriggio, anzi buongiorno per lei e ben ritrovato. Buongiorno. Dunque le chiedo un primo commento dei dati che abbiamo visto. Bisogna dire che anche se la seconda lettura del PIL del secondo trimestre è leggermente al di sotto delle attese, i numeri sono molto positivi. Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, si mantiene sui minimi pandemici, se possiamo usare, ecco, questa frase. Qual è la sua interpretazione invece? Soddisfatto o meno? Ma sì, credo che siano dati soddisfacenti. Sono dati soddisfacenti sotto due aspetti. Da un lato segnalano che la ripresa è abbastanza robusta, continua a essere robusta. Dall'altro, se vuoi, riduce un pochino certi timori che c'erano di surriscaldamento, cioè questi sono dati buoni ma non stratosferici, il che significa che un po' dei timori inflazionistici che si erano creati precedentemente magari non saranno così forti alla luce di questi dati, però per il resto sì, dati buoni, una ripresa che continua, un'economia che tende a funzionare abbastanza bene. E in questa occasione un'economia che funziona abbastanza bene, questa è una descrizione a mio avviso molto corretta. E dunque in questa occasione è giustificato un possibile annuncio, almeno un accenno in occasione di Jackson Hole da parte di Jerome Powell, perché ricordiamo di nuovo ai nostri telespettatori che un anno fa, nel corso di Jackson Hole, esattamente un anno fa, era di nuovo un evento virtuale, Powell ha annunciato il cambio di target di inflazione, quindi non è escluso comunque una possibile sorpresa. Sì, ovvio, le sorprese non sono mai escludibili, anche se la mia opinione è che non credo che ci saranno grosse sorprese, onestamente. La Fed si è dimostrata abbastanza capace di governare le aspettative in questo periodo. Ci sono ovviamente pressioni, da un lato c'è il continuo acquisto di titoli, soprattutto pubblici, che tutti sanno non può continuare per sempre, che a un certo punto dovrà essere allentato e ricondotto alla normalità, e dall'altro ci sono i rischi inflazionistici che anche alla luce degli ultimi dati non sembrano essere così forti, ma comunque rimangono nel lungo periodo. Su questo c'è l'addizionale incertezza sulla riconferma di Powell, ma insomma la verità è che esiste anche una certa stabilità istituzionale nella Fed, per cui è probabile che comunque questo tipo di politiche prudenziali continueranno. Poi certo, Powell può decidere di usare il pulpito di Jackson Hole per rendere più forte un messaggio di cambio di policy, però se mi consenti di provare a fare un pochino l'indovino, non credo che ci saranno grossi cambiamenti di policy, nel breve periodo. Ecco, questo era un punto importante, dunque niente sorprese importanti. Nel frattempo, abbiamo visto il sabato, almeno questo è quanto riporta Bloomberg, che Janet Yellen ha fatto l'endorsement a Jerome Powell per quanto concerne la conferma del secondo mandato. Gli Stati Uniti si trovano comunque in una situazione un po' complessa, anche a causa del caos che ha causato il ritiro da Afghanistan. Dunque, ha delle reali probabilità, dei chance reali di rimanere alla guida della Fed, Jerome Powell, considerando anche il fatto che l'amministrazione Biden ha veramente, veramente tantissimi impegni proprio in questo esatto momento. Se guardi i mercati delle scommesse, la probabilità che danno di una conferma di Powell è intorno all'85%. Lì la questione è sostanzialmente se Biden e la Yellen
vinceranno possibili resistenze che ci sono da parte dell'ala più sinistra del Partito Democratico. Se è trapelato per esempio che Elizabeth Warren è favorevole a un cambiamento della presidenza della Fed, alla fine Powell è stato messo lì da un repubblicano e sì. Non sarebbe neanche così strano che venisse cambiato, però a me l'endorsement della Yellen sembra abbastanza decisivo e credo che questa sia una battaglia che la Yellen vincerà. Poi, come in tutte le battaglie politiche, può succedere di tutto, no? Ma i vantaggi della continuità in questa fase credo che siano chiari a tutti e che siano chiari all'amministrazione. Poi trovandosi l'amministrazione Biden in questo momento nei guai per ragioni estranee alla politica economica, non credo che abbia voglia di aprire nuovi fronti proprio su questo punto. Infatti sono d'accordo con lei, è molto complessa la situazione a livello soprattutto di politica estera, però parlando di Elizabeth Warren, lei ha appoggiato Lael Brainard, che naturalmente è l'ex sottosegretario degli affari esteri degli Stati Uniti, e dunque è un profilo molto più diverso rispetto a quello di Jerome Powell a livello soprattutto di lavoro sinora per quanto concerne sempre la Fed. Però dall'altra parte bisogna considerare il fatto che il Partito Democratico è fortemente diviso, lo abbiamo visto anche nel corso della votazione per quanto riguarda il piano infrastrutturale, poi il pacchetto fiscale di 3,5 trilioni, e quindi non è proprio facile trovare l'equilibrio, però la decisione dovrebbe venire verso il Labor Day, credo al 6 di settembre. Quindi giusto per capire, a suo avviso, lei da economista, insomma anche da una persona che vive negli Stati Uniti e che percepisce naturalmente gli effetti della politica monetaria, Powell ha fatto un buon lavoro considerando, ecco, tutto ciò che è accaduto è legato al Covid-19. Ed è rimasto sempre, a quanto pare, indipendente. Non ho sentito l'ultima frase. No, dunque, a quanto pare sembra che sia rimasto anche indipendente, nel senso che ha vissuto delle pressioni da parte dell'amministrazione Trump, a cui non sempre almeno ha risposto, ecco. No, certo, a un certo punto l'amministrazione Trump aveva fatto pressione per una politica monetaria più lasca. Non si può certo dire che la politica monetaria sia stata restrittiva in questo periodo, però insomma Powell ha dimostrato una notevole indipendenza da questo punto di vista, che è la ragione per cui è un candidato buono anche per i democratici. La verità è che la risposta alla crisi Covid è stata soprattutto fiscale. Gli Stati Uniti hanno speso un sacco di soldi, hanno fatto un sacco di deficit per sostenere il reddito disponibile delle famiglie durante la fase più buia della crisi. Se lo potevano permettere perché partivano da una posizione fiscale molto più solida di quella di altri paesi, come per esempio l'Italia, però questo è quello che è stato fatto. La politica monetaria in un certo senso è stata ancillare a questo, ha agito per coadiuvare la politica fiscale e senza grosse polemiche, devo dire, a questo punto. Su quello che succederà andando avanti, sì, ci sono tutte le schermaglie interne al Partito Democratico tra le diverse correnti, però è anche vero che la situazione sia nel Congresso sia nel Senato non è particolarmente favorevole ai democratici, nel senso al Senato i seggi sono 50-50 e anche al Congresso hanno poco meno di una decina di seggi di vantaggi democratici, quindi sì, ovviamente come in tutti i casi le lotte politiche hanno un elemento di aleatorietà che è difficile da predire, però questa è una situazione che almeno guardando i numeri puri e duri predice compromessi centristi, e questo è probabilmente quello che succederà anche se ci saranno un sacco di mogugni. Dico
in particolare sia per quanto riguarda la politica monetaria, sia anche per la politica fiscale, che saranno, la politica fiscale in particolare sarà oggetto di vari provvedimenti durante il mese di settembre. E dunque sarebbe un grandissimo traguardo se Powell dovesse riuscire a rimanere alla guida della Fed, perché credo, se non sbaglio, che Janet Yellen era proprio l'unico presidente, governatore della Fed che non è riuscita a fare un secondo mandato, proprio perché Trump ha deciso di cambiare il governo. Che era democratica, quindi non la voleva. Sì, esatto, perché lei era stupida, esatto, messa lì da Obama, e Trump ha cambiato appunto le carte. Dunque, un'altra domanda: abbiamo parlato di Afghanistan, che sicuramente ha preso gran parte dell'attenzione dell'amministrazione Biden in queste ultime giornate. Lì la situazione rimane tuttora molto complessa. Si è tenuto il G7 d'emergenza, nonostante le pressioni da parte di Boris Johnson, Mario Draghi e tantissimi altri leader, come per esempio la cancelliera tedesca Angela Merkel, Biden ha deciso di rispettare l'accordo, ovvero l'uscita di Afghanistan, sia delle truppe americane sia quelle della NATO, il 31 agosto. Qual è l'opinione pubblica per quanto concerne questa decisione? Non così tanto per il fatto che hanno deciso di ritirare le truppe, che è una decisione legittima, ma soprattutto per come è stata gestita tutta l'operazione. L'opinione pubblica in questi giorni è abbastanza contro Biden per quello che dici tu, per la gestione dell'operazione. In verità, se dobbiamo dare retta ai sondaggi che sono stati fatti non solo recentemente, ma per parecchi anni oramai, l'opinione pubblica americana era contraria alla continuata presenza in Afghanistan, che è la ragione per cui poi anche Trump ha deciso di avviare le trattative con i talebani e di ritirare le truppe, decisione che poi è stata confermata da Biden. Ora io decisamente non sono un esperto nella gestione di crisi militari come in questo, quindi non ti so dire a quanto meglio si poteva fare il ritiro delle truppe. Di sicuro c'è poco da fare, questa è una sconfitta per l'esercito americano e per la coalizione che sosteneva, gli americani avevano messo insieme, e in caso di sconfitta è inevitabile che ci sia una certa calo di consenso, anche se la stragrande maggioranza di fatto degli americani non voleva la continuata permanenza in Afghanistan. Vedere la presa del potere dei talebani e vedere gli americani che devono abbandonare il paese non è mai un bello spettacolo. Ora, la vera domanda è quanto questo effetto danneggerà in modo permanente il consenso a Biden e quanto invece sarà temporaneo, e diciamo così, una volta che tra un paio di mesi la gente inizierà a dimenticarsi le immagini degli americani che imbarcano negli aerei a Kabul, quanto questo durerà ancora. Io ovviamente non lo so. Se dovessi fare una scommessa, direi che questo è un effetto abbastanza temporaneo. Poi il consenso a Biden nel più lungo periodo sarà determinato più da fattori economici che da fattori di politica estera, come quasi sempre accade per i presidenti americani. No, assolutamente sì, per carità, però da una parte Biden dovrebbe gestire, anzi deve gestire un partito democratico fortemente diviso, e dall'altra parte deve gestire anche l'opposizione, i repubblicani, che non sono d'accordo con le sue politiche, soprattutto legate al debito che sta facendo appunto con tutti questi pacchetti fiscali e non solo, anche il piano infrastrutturale. B, potrebbero usare forse come leva politica sempre appunto il ritiro da Afghanistan. E dunque, però, ci stiamo avvicinando ai midterm elections, che è un momento importante, perché poi se non ha la maggioranza non può passare le leggi. E dunque, sotto questo punto di vista, proprio volevo capire se, anche se a lungo termine gli americani si dimenticheranno, quanto potrebbero essere in ballo le elezioni a mezzo termine. Guarda,
Le elezioni a mezzo termine, quelle del novembre 2022, in realtà molti osservatori danno per scontato che i democratici le perderanno, ma lo danno per scontato, voglio dire, dal giorno dopo della vittoria di Biden. È una regolarità, è una regolarità della politica americana che le elezioni di midterm solitamente vengono perse dal partito del presidente. Credo che l'unica eccezione negli ultimi 20-25 anni sia stata siano state le elezioni del 2002, quando i repubblicani hanno fatto bene, ma era dovuto alla speciale situazione del c'erano state le torri gemelle, c'era un paese mobilitato in sostegno delle sue istituzioni, eccetera eccetera. Altrimenti è perfettamente normale che il partito del presidente perda l'elezione di midterm, ma per la Camera naturalmente, il Senato ha un sistema un pochino più complicato, quindi è un po' dato per scontato. E soprattutto la vittoria nel congresso, nella Camera dei Deputati del 2020 per i democratici era stata molto risicata, avevano perso seggi quindi già se vuoi era prevedibile che questo ci sarebbe stato. Tutto questo genererà maggiore tensione all'interno del Partito Democratico, nel senso che ci saranno da un lato i moderati che cercheranno di limitare i danni imputando alla parte diciamo così, all'ala Elizabeth Warren, per chiamarla in un qualche modo, imputando alle politiche eccessivamente di sinistra alla perdita di consenso, e dall'altra invece l'altra parte del Partito Democratico riterrà che c'è poco tempo e che quindi bisogna assolutamente fare le cose da fare prima di perdere la maggioranza nel 2022, alla fine del 2022. Vedremo come si sviluppano queste cose. I numeri nel Parlamento, sia la Camera dei Deputati sia il Senato, secondo me sono tali per cui grossi cambiamenti di politica non saranno possibili. Ripeto, il Senato è diviso 50-50, con alcuni senatori democratici, come quello del West Virginia, dell'Arizona, che sono decisamente moderati e che non sosterranno provvedimenti estremi. Poco migliore per i democratici la situazione nella Camera dei Deputati, quindi con una maggioranza di una decina di seggi, anche lì con vari deputati moderati che non credo siano a favore di provvedimenti estremi, quindi è difficile immaginare che ci siano grandi cambiamenti di policy da questo punto di vista. Ci potrebbe essere qualche decisione su mettere gente nelle agenzie, un po' come è successo nell'antitrust, per soddisfare una parte piuttosto che l'altra, ma a parte questo credo che sarà uno scenario che alla fine, se si è ottimisti, si potrà chiamare di stabilità, e se si è pessimisti si potrà chiamare di stallo. Ottimo, grazie mille Sandro Brusco, Stony Brook University, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di questa giornata. Grazie, grazie anche a voi. Alla prossima occasione.